con Alessandro Pietrini, vincitore della gara Corri tra Losa e l'Albegna. Qua ad Albina oggi una bella giornata di sport, anche se insomma il meteo non ha aiutato, anche per aiutare i terremotati, anche per beneficenza. Allora, oggi è stata una bella gara, il percorso è stato molto bello perché comunque si passa in mezzo alla pineta, in mezzo alla spiaggia. Anche se sono gare non molto importanti, comunque l'ho spinta al massimo perché comunque serve per prepararsi anche a gare più importanti. È stata molto combattuta anche verso la fine, che siamo arrivati verso quasi insieme al finale. E comunque è stato divertente e da rifare, insomma. Alessandro Pietrini non è molto notissimo nelle gare amatoriali, sia del Corriere della Marema che delle altre gare targate WISP, perché insomma abitualmente fa altri tipi di gare. Alessandro, raccontaci la tua esperienza sportiva. Allora, ho fatto molti anni di nuoto, dopodiché sono passato al triathlon e ultimamente quest'anno sono passato al duathlon, che sono gare di corsa, bicicletta e corsa. Com'è andata questa stagione? Questa stagione insomma è andata così e così, bisogna iniziare appunto quest'anno, inizio a fare gare da junior e mi sto preparando ora per la mezza maratona e poi mi preparerò in futuro anche per le gare di duathlon. Quanti anni hai e quali sono gli obiettivi della tua carriera sportiva? Ho 18 anni e spero di in futuro di arrivare a buoni obiettivi. Ora non ho molto ben preciso un obiettivo, però mi preparo per fare qualcosa di buono. Sarà possibile rivederti magari nelle ultime gare del Corri nella Maremma o nelle gare della prossima stagione per prepararti agli impegni che hai? Sì, certamente.